Salve a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepareremo un dolce molto facile ma anche scenografico, una mousse allo yogurt, cioccolato bianco e fragole. Allora, ecco tutti gli ingredienti: le fragole, i biscottini secchi, il cioccolato bianco che abbiamo fuso a bagnomaria, lo yogurt bianco intero, la panna montata, io ho usato quella fresca liquida, le fragole, il cioccolato bianco che ci servirà per guarnire e una salsa di fragole che basta frullare le fragole con succo di limone e zucchero. Questo dolce è un dolce monoporzione, quindi lo andremo a mettere in un bicchiere. Io ho scelto questo un po' più grande, ma va bene anche un bicchierino, diciamo, più piccolino. Allora, iniziamo. Andiamo a versare lo yogurt bianco intero in una ciotola. Aggiungiamo il cioccolato bianco, che è già tiepido, altrimenti poi non va bene con lo yogurt. Ecco, mescoliamo per amalgamare bene il cioccolato bianco con lo yogurt e a questo punto aggiungiamo la panna montata un po' alla volta con una spatola con movimenti dal basso verso l'alto per non smontarla. È un dolce veramente molto molto veloce e non abbiamo bisogno di particolari attrezzi o procedure specifiche, tutto molto semplice. Concludiamo per tutta la panna. Come vedete, pochi e semplici ingredienti e mosse e la nostra mousse è già pronta, bella gonfia e spumosa. Allora, il nostro piatto. Mettiamo dei pezzettini di fragole sul fondo che formano una sorta di base, dei biscottini che possiamo triturare benissimo con le mani, tanto sono friabili, la salsa di fragole. È un dolce che ha molte consistenze: il croccante, il morbido delle fragole, il cremoso della mousse. Ogni cucchiaino dona tante consistenze e profumi diversi. Ecco. Adesso mettiamo ancora qualche fragolina. Il biscottino. La salsa. E ancora la mousse. Poi a fine video troverete tutta la ricetta completa con le dosi e tutto il riassunto del procedimento. Ok, io non faccio tanti strati perché il bicchiere è abbastanza grande, quindi poi diventa troppa. Allora mettiamo le fragole come ultimo strato, lo facciamo un po' più curato dato che è lo strato che si vede, la salsa di fragole che è davvero molto molto buona, profumata, i biscotti. Poi con il cioccolato bianco facciamo dei ricciolini con un coltellino affilato, tutti i riccioli di cioccolato bianco. E per abbellimento, ma anche per profumo, una fogliolina di menta fresca.
Ecco, come avete potuto vedere, in 5 minuti abbiamo preparato un dessert bello, buono e soprattutto fresco. Io vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima puntata.